Per me avventure dietro casa vuol dire un po' il riscoprire dei posti che già conoscevo, ma in modo un po' diverso. Quello là è il Mizzodegen. Guarda, proprio la parete nord, un posto bellissimo. Per me, allora, scalare è tutto. All'inizio era più magari una sfida con me stesso e quindi qualcosa che mi metteva alla prova e mi appagava. Però oltre a questo comunque mi rendo conto che è una passione enorme che ti dà la possibilità di vedere tanto, di vedere tantissimi posti, di vivere la natura e la montagna in modo autentico, proprio il contatto diretto, tutti i valori che poi ti porti dietro anche della vita di tutti i giorni, a cui non puoi fare a meno di smettere di pensarci anche quando sei tornato a casa tua e è tutto finito. Ho sentito parlare un sacco di volte tantissimi anziani del gruppo Ragni, delle grigne e del fatto che comunque ai loro tempi, negli anni 50, 60, ma anche 70, i mezzi per andare in giro per il mondo erano molto più limitati, lavoravano tutta la settimana e l'unica possibilità per andare in montagna era quella di svegliarsi presto la mattina, la domenica, poi passare una giornata in grignetta o sul grignone ad arrampicare su queste bellissime guglie di calcare. Sono dei bellissimi insegnamenti quelli che ci tramandano le generazioni che sono venute prima di noi. Con quello che abbiamo ci hanno mostrato che comunque si possono vivere delle avventure bellissime, scoprire posti un po' nuovi e diversi dal solito. Sulle Alpi, sulle Grigne in particolare, ma anche un po' su tutto l'arco alpino, ci sono un sacco di rifugi. È una cosa tipica, diciamo, delle nostre montagne, perché poi anche quando giri il mondo non ne hai così tanti. L'atmosfera che si crea poi grazie a un rifugio è veramente qualcosa di importante, di bello, perché è un punto d'appoggio che ti permette un po' di vivere la montagna in modo un po' più stabile, quindi non toccate fuga. Ma veramente stai lì, ti prendi il tuo tempo per rimanere un po' in questi posti. I'm Matteo Della Bordella and these are my outdoors.